Ok, per chi mi seguiva anche in America non è la stessa cosa, però è una casa molto molto carina, piccola, però con i muri fuori, il tetto che mi piace, quindi facciamo un piccolo tour, dai. Gigi? Oh, aspetta. Eccoli, dai. Grazie. Benvenuti. Allora, prima di salire in casa vi voglio parlare un attimo della zona. Come sapete, magari, non lo so, voglio fare questo video così alcuni di voi che magari stanno pensando ma com'è Barcellona per vivere, per studiare, per cose, dove dovrei andare, vi voglio dare qualche consiglio. Yes. Io e Sammy, con i nostri amici, siamo venuti a Barcellona tipo 5 anni fa nel viaggio di maturità. Sì, troppe volte. E da lì ci è piaciuto un sacco ovviamente questa città, uscivamo, diciamo che era uno stile di vita molto diverso da quello che facciamo adesso, adesso è sì. Per lavoro e queste cose qua. Dopo 5 anni abbiamo capito quali è che erano le zone veramente fatte bene della città e che mi piaceva stare. Yes. Ok? Quindi, mentre a novembre stavamo alla Sagrada Famiglia, che è una zona più turistica, molto carina di Barcellona, però era più turistica. Sì. Attento Sammy che ti ammazzi. Aiuto. Diciamo che non la sentivo la mia zona a Barcellona. Tipo, sì. Non lo so, non so che cos'era, ma diciamo che la zona per me è sempre stato un fattore molto molto importante e la zona della Sagrada a me personalmente, forse è perché non lo conoscevo così bene, ma non mi dava quel... non so come spiegarlo Sammy, non era il posto dove sì, non, stare. Sì, non ti sentivi proprio a casa, no, ecco. Non mi sentivo a casa. Si vede. Perché mi piace molto di più la zona del centro e quindi abbiamo preso questa nuova casa. Sì. Al terzo piano di questo palazzo, mm-hmm. praticamente proprio al centro di Barcellona, tra Gràcia, la Diagonal, Passeig de Gràcia, quindi probabilmente in 10 minuti a piedi arrivi dappertutto yes. dove vuoi a Barcellona. Veramente bello. Quindi la location è stupenda, sì. siamo sul terzo piano della casa, quindi comunque abbiamo una bella vista da sì. sopra e non è così oppressivo. Sì. E in generale il quartierino è molto molto carino, ci stanno un sacco di bar, un sacco sì. di locali, supermercati, la palestra a 20 minuti, altre sì. 20 palestre. Poi è bello anche tipo queste vie così che sono molto tipo da Barcellona, molto piccole, carine. Un sacco. Cioè, è proprio un'atmosfera diversa. L'atmosfera, ragazzi. Sì. Secondo me quella è la cosa importante di Barcellona. Se venite, vi consiglio Gràcia, che è il quartiere studentesco, oppure di andare sulla Diagonal e provare sì. a stare sopra Plaza Catalunya. Perché sì. se voi andate a Plaza Catalunya e sotto, quindi più verso il mare, Ramblas, il Born, il Raval, lì sotto, le case sono carine, ma è molto molto turistico. Sì. Sta un casino di gente sempre. Invece a me piace più un po' più quiet, un po' sì. più locale. Yes. Se volete un posto locale, Gràcia, Diagonal, queste cose qua, pieno di gente spagnola e mi sento veramente a casa mia. Quindi, detto questo, andiamo al supermercato a comprare qualcosina e poi vi faccio vedere dentro casa. Dai! Ragazzi, quindi questa è la nostra entrata, un portone molto normale. Tanto la casa è sempre aperta. Sì. No, veramente. A parte gli scherzi, sto portone è sempre aperto. Allora, qua abbiamo la scelta delle scale minuscole che se sì. incroci un'altra persona gli vai addosso. Sì. Oppure... Guardate il suo ascensore. L'ascensore in teoria c'è tre persone, ragazzi. In teoria tre persone, ma no, non so se capirete. Ma la vena in due si entra. Andai, guarda come siamo. Non si capisce. Di solito andrei a scale, però andiamo, abbiamo la spesa, quindi scusa per andare in ascensore, raga. So come Gigi è andato prima di me. Oh! Oh, yeah. Oh. Benvenuti in casa, ragazzi. Oh, vi faccio, yes! Vi facciamo un tour. Perché no? Dai. Venite. Grazie mille. Questa è praticamente l'entrata, che praticamente è una casa molto, molto piccola. Molto. Due persone, almeno c'è una stanza più grande con il doppio letto e una più piccola. C'è il bagno, cucina e salotto, praticamente tutto integrato insieme. Facciamo un piccolo tour. Allora, qua subito appena entri a destra abbiamo il bagnetto, che meno male è tutto rifatto. Sì, e carino. Io per prendere una casa lo sai benissimo, Sammy, a me serve che il bagno sia pulito, nuovo. Giusto. Questa cosa qua, con una doccia che funziona, fagli sì. vedere. Quindi è tutto che funziona, tranne ci hanno un po' fregato, la doccia funziona solo per 4-5 minuti di fila. È vero. Il che letteralmente la prima sera che sono venuto si gelava perché non avevano acceso i riscaldamenti. Sì. E ho detto a una certa, vabbè c'è troppo freddo, dobbiamo fare una doccia calda. Entro, dura 2 minuti acqua calda e poi diventa gelida. Quindi io e Sammy stiamo facendo tipo delle docce da 2 minuti, sì. mai stati così efficienti, però va bene, va bene per l'ambiente. Sì. Comunque questo era il bagno e poi entrando, facciamogli vedere bene tutto il salotto. Sì. Guarda questo. Che figata. Io ho scelto questa casa perché a me piace sempre avere qualcosa di particolare in casa, mi piaceva un sacco il muro a vista. Sì. E se vedi sopra ci sono addirittura le travi di legno che mi ricordano un pochino, diciamo, le ville che potrebbero esserci in Italia, giusto? E quindi a me piace un sacco questa casa.
Ragazzi, scusate, Cosa YouTube. stavo prendendo in giro delle persone su YouTube, Una credo. casa pazzesca. No, comunque, ci sta. Il couch solito dove magari si mette Sammy a lavorare, dove ci vediamo un film. Ma dicevo, mi è piaciuto perché appunto sembra anche con le porte di legno, è abbastanza particolare. Sì, diverso, ecco. Qua poi abbiamo la postazione dove lavoro io, con il tavolo, con i computer. Ci sta una piccola televisione. Purtroppo avevo pure portato il cavo Sì, HDMI. HDMI, così ci guardiamo i partiti di calcio e non funziona. Questo fa vedere quanto questa televisione è vecchia. Sì. Poi veniamo qui qua, abbiamo tutta la cucina e non è malissimo, abbiamo lì per lavare i piatti, c'è un po' di spazio per tutto, qua abbiamo messo gli integratori, abbiamo il forno, il Mini frigo che è mini veramente frigo, impossibile da mettere in però diciamo frigo. che anche la cucina è tutta nuova e Sì. quella era una cosa che veramente speravo di avere, una cucina che comunque, dato che noi proviamo a seguire una dieta più fit, vogliamo cucinare, vogliamo avere più cose a disposizione. La cucina è abbastanza importante per me, è come il bagno, diciamo. Quindi, questo è il salotto cucina tutto insieme, poi abbiamo le camere. Questa è camera mia, se mi fai vedere. C'ha un Very bel lettone doppio, così nice. che quando viene Ele possiamo divertirci, ma Ele non viene, quindi per ora sto da solo. Io C'ho godo. il mio balconcino fuori che vi faccio vedere. Questa è, diciamo, una stanza grande con l'armadione. Gigante. Sì. E poi entriamo qua, l'ho presa apposta perché ci stava anche la cameretta per Sammy, così che io e Sammy non dormiamo nel letto insieme, perché in America dormivamo Sì, una veramente certa Gigi insieme. ci ha iniziato a provare con me. Comunque qua c'è la stanza di Sammy, quindi è un Sì, letto singolo, anche letto lui c'è singolo. l'armadio. E vi facciamo vedere, l'unica cosa è che con queste finestre entra l'aria di notte, Sì, perché per come sono fatte non sono insulate, guardate là sopra c'è il buco. fanno veramente un po' E cagare, devo fuori dire. sento un sacco di casino, Sì. però devo dire che il fatto di essere al terzo piano col balconcino, come avevamo Sì, detto prima, ci sta cambia molto. tutto Questa è la veramente. vista Infatti, in guardate che entrata vista da qua. stupenda. Guarda E guardiamo la vista. che figata. Wow. Che praticamente si vede Che tutta Grazia di spettacolo. là, che è veramente una figata. E vediamo tutti quelli che magari di giorno passano qua sotto. E di là invece c'è la Diagonal, Plaza Catalunya. Mi piace molto, mi piace più dell'ultimo appartamentino che avevamo preso accanto alla Sagrada Famiglia, perché anche se è più piccolo, la zona mi piace di più, come ho detto, e in generale la casa è un po' più calorosa, forse. Sì, homely feel, come Sì. si dice. A volte ci pestiamo un po' i piedi con Sammy, però conviviamo Però te comunque insieme. vai tante volte. Lui, Gigi, preferisce lavorare fuori al bar, queste cose. Io invece sono più uno che sta sul divano, Divano, quindi comunque sì. non è che siamo Io sempre insieme. preferisco appunto, una volta che mi sveglio, voglio un pochino di stress, quindi devo cambiare, non devo sentirmi completamente a mio agio perché devo iniziare a lavorare, e quello per me è importante. Comunque sì, tornando dentro, questo è praticamente tutta la casa, quindi è minuscola, la Minimo. location è top, dentro è decente, diciamo come prezzi, se alcuni di voi stanno pensando ai prezzi, direi è un po' meno di Milano costa, ok? Quindi fatevi un po' voi un'idea così. Considerando che siamo in centro, pieno pieno Centro centro. pieno costano un pochino meno di Milano, quindi Eh sì. Barcellona comunque è ottima appunto per chi volesse trovare un posto che appunto con degli affitti un po' più bassi, fare un'esperienza buona, secondo me è ottima. Quindi questa è la casa. Amazing. One eternity later. GG, dove stiamo? Allora Ci ragazzi, siamo ma riparati. sì, ci siamo riparati che è arrivato un uragano assurdo. Comunque, metto in sovraimpressione le immagini del nostro allenamento. Questa è la nostra terza e ultima seduta per petto, schiena e bicipiti della settimana. Quindi, come ho detto nell'ultimo video, ho aumentato la frequenza a 3 per. Abbiamo iniziato con un movimento molto figo, che è il bench press, però ci ho aggiunto gli elastici. E cosa succede? Praticamente prova a matchare, quindi prova a rendere più simili la curva di tensione e la curva di forza della biomeccanica del nostro corpo. Ok, quindi praticamente quando nella panca piana siamo qua con le mani braccia tese, chiaramente possiamo rimanere così un sacco di tempo. Ok? Quindi mettendo l'elastico invece, a questo punto l'elastico è massima estensione, quindi c'è la massima accelerazione e forza verso il basso, giusto? Quindi praticamente rende questa porzione del movimento più difficile, invece qua è uguale perché l'elastico non è teso. Ok, quindi la prima cosa che abbiamo fatto con l'esercizio, poi siamo passati al secondo che è un barbell row, però con veramente focalizzandoci sulla contrazione della schiena in alto al movimento, anche quella, quindi il primo giorno facciamo abbastanza più momentum, usiamo un po' di slancio, vogliamo alzare il carico, invece nella terza usiamo peso più basso, però proviamo veramente a sentire quella connessione mente-muscolo. Poi che altri esercizi abbiamo fatto, Sammy? Non Un po' la di più pallida bicipiti. idea, sì, bicio. Abbiamo fatto un altro esercizio per petto e schiena, Yes. diciamo sì,
appunto vorrei fare un video più completo in cui spiego tutto il mio nuovo allenamento e niente. Ci dovete solo far sapere se lo volete o no. Sì. E mo ci abbiamo fame, andiamo a mangiare qualcosa. Yeah, let's go eat. Te sta a mangiarci? Io ho già iniziato, ragazzi. Cavolo. Bello fame. Siamo tornati nel burrito place, che of è quello sotto casa. Yeah. A me piace un sacco perché così mi evita di cucinare. È buono, che non è troppo grasso. È un fast food, ma non è proprio fast food. Vedi vedere qua cosa ho preso. Why not? Riso. Oh. Yeah. Si vede, riso, che colori. Black beans, formaggio e doppio pollo e c'è la tortiglia. Oh, spettacolo. Veramente allucinante. Una bomba. Buono questo posto. Sì, sì, mi piace molto. Pure da cipolla, siamo stati dappertutto. Sì, in America. A me piace questo forse di più, sai. Sì, c'ha più gusto, devo dire. Beh, dai, noi ci godiamo questo e poi ci becchiamo per una nuova, cioè una sorpresa, alla prossima scena. Ragazzi, bentornati, indovinate cosa abbiamo inventato io e Gigi. Gigi, oh. Che abbiamo inventato? Il couch chat. Il couch chat. E adesso parte la transizione. Quindi ragazzi, tantissimi di voi avete richiesto, comunque vi mancava questo car chat e quindi abbiamo deciso, perché no, abbiamo un bel divano qua, perché non ci mettiamo qua, parliamo un po' e quindi è ritornato. Parleremo di cose personali, impersonali, business, tutto. Questo saranno circa 3 minuti di ogni video dove vi portiamo un po' nelle nostre vite personali e oggi che... Oggi, allora, mi è appena arrivato un pacchetto di MyProtein, quindi dico, perché no, spacchettarlo direttamente da qua. Bellissimo, che fra l'altro non abbiamo visto niente, quindi non sappiamo che ci sta dentro, non sappiamo... No, penso sia dell'abbigliamento, perché in pochi sanno, ma ci sono, oltre gli integratori, l'abbigliamento di MyProtein, che è una bomba. Eh sì, quello sì. E veramente, ragazzi, io vi consiglio di controllarlo, perché la qualità dell'abbigliamento è quasi quanto quello della Nike, Adidas o altre di queste mega, mega brands. Drop, yes. Costa molto di meno, soprattutto con il codice sconto, muscoli a vita, quindi... Siamo qua sotto, sì, andate a dare un'occhiata. Eh sì, è abbigliamento, brother. Figo. Oh, oh. Cazzo, questo è forse il nuovo abbigliamento che non posso mostrare. Ah, perché è tipo troppo... Sì, perché ancora non è stato rilasciato. Beh, ragazzi, mi sono arrivati pantaloni, felpone. Figo. Due magliette, ammazza, grazie mille MyProtein. E un altro felpone che non vi mostro perché non so se posso mostrare. Sì, perché probabilmente non stanno ancora live sul sito, quindi... Penso siano le novità. Sì. Però questo, vabbè, tieni, le regalo un paio. Oh, grazie. Le vedrete sicuramente su Instagram, quindi vi consiglio di... Dai, ha regalato il maglione quello marrone, perfetto. E ragazzi, siamo tornati, sì, c'è pure l'occhialetto perché ci si è spenta la telecamera. Sì, morta la telecamera. Quindi, riniziamo, quello che volevo dire era... Questi momenti mi fanno pensare a 5 anni fa, che avevo appena iniziato il canale e ovviamente in testa mia ci stava quella volontà e quella speravo che un giorno avrei potuto collaborare con delle aziende più grandi, e pensare al giorno d'oggi che ancora mi inviano dell'abbigliamento nuovo, integratori nuovi che ancora non sono usciti e che io posso vederli first hand, diciamo, che sono uno dei primi che li prova, li testa, li vede, mi fa pensare semplicemente a tutta la strada che ho fatto e a quanto sono grato che ci siete voi, che mi avete supportato dall'inizio praticamente, e che appunto ho questa possibilità di lavorare con queste grosse compagnie, che è sempre stato più o meno un sogno per me, e quindi niente, pensavo a questo soprattutto. Sì, 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 sì. Ma poi beh, eri molto bravo a dire cose, cioè questo va in un tema molto più grande, che Gigi è molto grato che mi manda queste cose, quando dopo 4 anni fa ne stavamo parlando che sarebbe stato bello essere sponsorizzato da MyProtein, però come ha detto prima, pure le piccole cose come svegliarsi la mattina, essere positivo... e prendere, cioè essere grato, perché avevi detto che sì, stavo dicendo, ci abbiamo, sì, no. Stavo dicendo che tipo una cosa che sto facendo quest'anno e che consiglio a tutti di fare, che mi sta veramente aiutando un sacco, è tipo essere grato di ogni cosa, di ogni piccola cosa, e ogni mattina magari pensare a qualcosa che di cui sono grato, perché molti di noi purtroppo nella società che facciamo oggi è veramente una vita super super rapida, andiamo a scuola, andiamo all'università, andiamo al lavoro, e è un continuo tipo essere entrati in questa rotola che gira rapidamente, e purtroppo le cose non ci soffermiamo a pensare alle piccole cose di cui possiamo essere grati, dicevo, anche solo avere, che ne so, fuori c'è l'uragano, anche solo stare in casa, una casa riscaldata, il fatto che comunque acqua calda, acqua calda, per 2 minuti però ce l'abbiamo, acqua calda, però...
oppure il fatto che comunque a colazione puoi avere, che ne so, non è che c'hai solo una cosa da mangiare, puoi scegliere se mangiare il pane, la frutta, queste cose qua, comunque essere grato di tutte queste piccole cose che prendi per scontato, che però ti cambia la giornata comunque, ti fa capire quanto alla fine siamo fortunati. 2-3 minuti al giorno, se veramente ci pensi, allora credo molto più facile essere positivi e contenti di quello che si ha. Perché mi ricordo, stavo dicendo che pensate anche voi che in questo momento state guardando e avete visto, magari avete notato che gli ultimi video hanno ricevuto meno visualizzazioni del solito, dici cavolo, però per un canale di 65.000 iscritti con una media di visualizzazione di una persona su 10, uno potrebbe anche, e sicuramente anche noi molte volte diciamo, ma scusa cavolo, abbiamo messo così tanto tempo, cos'è che non va bene, cos'è che stiamo sbagliando e prendiamo così poche visualizzazioni? Però poi quando ci pensi, io sono grato anche solo di ricevere le visualizzazioni da parte tua, capito? Che magari siamo in pochi, però sono grato anche solo che alcuni di voi sono interessati nei video e nel contenuto che facciamo. Sì, esatto. Quindi, ma buoni. Sempre pensare a queste due cose. Infatti è un piccolo esercizio che vi consiglio veramente di fare, perché a me cambia la giornata. Sì. Penso che abbiamo detto questo. Yes, e niente, sì. Quindi, lasciare, se siete arrivati a questo punto, lasciate nei commenti hashtag Couch chat, yes, hashtag couch chat, così sappiamo che state ancora qua. Sì. E niente, commentate quello che topics, su cosa volete sapere. Se avete degli argomenti che volete. Sì. E niente, lasciateci un like, ve lo chiedo. E se potete anche attivare la campanellina, forse aiuta l'algoritmo. Se non l'aiuta, ci mettiamo 2 secondi. Inoltre, se ci volete aiutare, ma questo sarà tutto un altro video. Sapete quando arrivano i piccoli ads che vedete, queste cose qua? Sì. Cliccateci sopra. Cliccateci sopra, così sembra che, sai, no, va meglio il canale. Sammy si fa un paio di centesimi. Esatto, siamo tutti contenti. Dai, ragazzi, grazie per essere ancora qua con noi. Sì. Ciao chat nei commenti. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi.